benvenuti per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà. Sono fasi molto concitate, quindi seguiamo tutti da vicino quello che è l'evolvere degli eventi in Ucraina. Abbiamo un nutrito parterre di ospiti questa sera. Do subito il benvenuto all'onorevole Roberto Paolo Ferrari, che è capogruppo per la Lega in quarta commissione difesa. Ben trovato, onorevole. È ancora muto, onorevole, però la vediamo correttamente. Ok, grazie, buonasera a tutti. Grazie mille. Saluto l'onorevole Alessandro Giglio Vigna, che è capogruppo per la Lega in 14ª Commissione Politiche UE. Buonasera. Buonasera, dottoressa Carino, buonasera ai colleghi e buonasera ai radioascoltatori. Grazie, grazie mille per essere tornato con noi. Saluto il direttore responsabile di Difesa Online, Andrea Cucco. Ben trovato Andrea, è un vero piacere averti ad Alto Mare. Buonasera, il piacere è mio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie mille. Saluto anche il dottor Carlo Bifani, esperto di sicurezza, di intelligence e di terrorismo. Ben trovato. Buonasera a lei, buonasera ai vostri ascoltatori e al nutrito gruppo di ospiti. Grazie, grazie mille. Ci raggiungerà anche nel secondo blocco l'onorevole Paolo Formentini, che è vicepresidente della terza commissione esteri. Dovremmo avere anche, non so Federico se sia già pronto, un collegamento con una giornalista che è sul terreno, che è in Ucraina, la giornalista Diana Tomizek, spero di aver pronunciato correttamente il cognome, una corrispondente di eurocomunicazione.com. Federico, confermami poi quando la giornalista sarà disponibile per il collegamento. Ci tengo particolarmente a ringraziare per questa opportunità, per l'opportunità di poter sentire questa collega, anche Claudio Verzoli, Sara, l'avremo nel secondo blocco, cerchiamo comunque di contattarla il prima possibile. perfetto, grazie mille Federico. In questi 4-3 minuti che ci separano dal blocco pubblicitario, chiederei innanzitutto un flash all'onorevole Ferrari. Eccomi. Sì, una situazione che è precipitata, anche se, come dire, le premesse c'erano tutte. Effettivamente, nelle ultime settimane c'era stato uno spiraglio, una possibilità di andare nella direzione di una soluzione che fosse diplomatica e politica, ma evidentemente poteva essere parte anche questa di un'azione tipicamente della tradizione russa di mascherare molto bene quelle che sono le proprie intenzioni, creando parecchia confusione. Adesso la situazione è sicuramente preoccupante, bisognerà vedere l'evolversi dell'azione militare nelle prossime ore. Di Putin e della Russia, e capire se e quali possano essere gli obiettivi. Penso che poi sicuramente il direttore e anche gli esperti sapranno illustrare ancora meglio di me, però potrebbe essere quella che era l'idea, cioè creare un collegamento attraverso le repubbliche del Donbass, un collegamento con la Crimea, creare un cuscinetto a est del fiume Dnieper e instaurare sostanzialmente un governo filo russo a Kiev. Sembra che l'azione posta in essere possa essere preordinata a raggiungere questi obiettivi. Dopo sedersi poi con questa situazione compiuta di fronte all'Occidente che, dal mio punto di vista, oltre a quelle alle minacciate sanzioni economiche, poco altro può fare. Grazie, onorevole Ferrari. Intanto vedo collegata la giornalista Diana, benvenuta, grazie mille per essere con Sì, noi. buonasera, buonasera a tutti.
Grazie mille Diana, ti diamo subito la parola in incipit del secondo blocco. In questi pochi secondi chiederei un flash anche all'onorevole Vigna. Sì, buonasera. Allora, anche dalla 14ª Commissione Affari dell'Unione Europea, dell'Unione Europea, stiamo ovviamente monitorando la situazione. La nostra commissione non è stata convocata in modo perpetuo come la Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, tuttavia seguiamo ogni passaggio e ogni momento, diciamo, topico, veniamo convocati anche noi. Domani mattina alle 9 abbiamo l'incontro ovviamente via web con l'ambasciatore italiano a Kiev, sempre se la situazione sul campo lo consentirà. Per quel che riguarda l'Unione Europea, abbiamo visto che la risposta è stata unitaria. Tutti i paesi dell'Unione Europea, in realtà dell'area Europa, hanno condannato l'attacco, hanno dato solidarietà al governo di Kiev e hanno sottolineato quanto sta facendo la Russia come una rottura nella situazione a livello internazionale. Ovviamente vi è molta tensione, soprattutto noi siamo in collegamento con i colleghi parlamentari estoni. Tra l'altro, oggi è il giorno dell'indipendenza dell'Estonia, colleghi lituani, colleghi polacchi, insomma, tutti i colleghi del blocco Est Europa. Inutile dire che la tensione che stiamo vivendo da questa parte dell'Unione è ovviamente accresciuta in tutto l'est Europa. Dicevo quindi un'Europa che si è mossa in modo unito attraverso la voce del commissario von der Leyen e le voci discordanti anche all'interno dei singoli stati, dei singoli parlamenti sono state veramente, veramente poche e in questo momento, proprio in queste ore, è allo studio una serie di sanzioni verso la Russia, come mai nella storia dei rapporti fra Bruxelles e Mosca si sono mai verificate. Grazie mille, onorevole Vigna, una brevissima pausa pubblicitaria e poi rientriamo per il secondo blocco. Tutte le domeniche, dalle ore 15, la più bella musica di sempre, in compagnia di Gabriella Monti. Mi ritorni in mente. Così mi distraggo un po'. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E per il secondo blocco di Alto Mare ridiamo la linea a Sara Garino. Grazie, grazie Federico. Subito la parola a Diana Tomicek, giornalista di Eurocomunicazione.com, che è sul fronte, che è nel luogo del conflitto. Diana. Buonasera, Buonasera. Diana, grazie mille per essere con noi. Che cosa sta succedendo lì dove sei? Allora, praticamente io vivo qua e stanotte mi sono svegliata da un terribile rumore. Ho sentito proprio aereo. Abbiamo perso il collegamento Skype con Sara Garino, cerchiamo di recuperarla il prima possibile. Trovi esattamente tu, Diana. Allora, io trovo a Bila Tserkva, situata da 85 chilometri da Kiev, Kiev Est.
La mia città con 210.000 di abitanti. Quindi abbiamo sentito forte esplosione proprio nella mia città, e c'è una base militare, e quindi ci siamo tutti svegliati e non ci siamo creduti che è iniziata la guerra. Infatti io subito ho acceso la televisione, dove compariva appunto il nostro presidente che ha annunciato coprifuoco. Quindi eravamo tutti preoccupati, ovviamente. E com'è ora la situazione? Allora, la situazione è praticamente adesso che io ho tanti amici e qualche parente che si trova a Kiev, e tutti cercavano di sbrigarsi e tornare praticamente, cioè e uscire da Kiev, che era impossibile. Impossibile perché c'era tanto traffico, quindi una mia amica ci ha piegato 3 ore proprio per uscire dall'uscita da Kiev. Le strade sono militarizzate, Diana? No, dove vivo io no. Io ho sentito soltanto aerei, diciamo questo rumore appunto 10 minuti fa, un partito l'altro, ho sentito il rumore di un altro aereo pesante. C'è molta paura, ho trovato la gente, cioè ho trovato le code per fare la benzina, code su Bancomat per ritirare il denaro. Infatti le scuole sono chiuse, e le banche, le fabbriche, tutto chiuso. Quindi c'è tanta preoccupazione. E ovviamente la gente andava al negozio di comprare il cibo, l'acqua, le cose necessarie. Quindi... Certo, grazie. Grazie Diana. Resta naturalmente con noi. Mi dicono dalla regia che abbiamo collegato anche l'onorevole Formentini, quindi farei un passaggio veloce con lei, onorevole vicepresidente della Commissione Esteri. C'era da aspettarselo? Pronto? La sentiamo. Ah, ecco, io non ho sentito voi benissimo, però credo che la domanda fosse c'era da aspettarselo? Esatto. Ecco. Allora, io innanzitutto, oltre ad essere vicepresidente della Commissione Esteri, sono vicepresidente della delegazione parlamentare italiana all'Assemblea parlamentare della NATO, e composta da 18 parlamentari italiani, 9 senatori e 9 deputati, e lì da anni discutiamo di Ucraina dopo i fatti della Crimea, l'annessione della Crimea e appunto l'occupazione delle zone del Donbass. Ne discutiamo, ma noi italiani siamo sempre stati convinti che tutto si potesse risolvere con il dialogo. Vorremmo esserlo ancora anche oggi, però dopo le bombe, dopo i morti, siamo veramente scossi. E io ero tra l'altro a Bruxelles, proprio all'Assemblea parlamentare della NATO, lunedì, martedì e mercoledì, e quindi di questo tanto si è parlato, ma dopo che il riconoscimento delle repubbliche di Donetsk e Lugansk è apparso chiaro che lo spazio per la diplomazia era ormai esaurito. Certo, un attacco su così larga scala non ce lo si aspettava, ma sono suonate profetiche le parole che i deputati dei paesi baltici, Estonia, Lettonia, Lituania, hanno pronunciato per anni all'Assemblea parlamentare della NATO, mentre noi non dico che li schernissimo, ma eravamo un po' increduli perché dicevamo, beh, certo, hanno vissuto un'esperienza terribile, l'occupazione sovietica di decenni, e vivono ancora con una mentalità della guerra fredda. Purtroppo sbagliavamo noi italiani. Quei paesi, la Polonia e anche gli ucraini che partecipavano ai lavori dell'Assemblea parlamentare della NATO ci dicevano esattamente la verità. Non erano estremizzazioni, non erano visioni di paesi provati da esperienze passate, ma erano lucidi commenti e lucidi ammonimenti di chi aveva capito che la volontà di potenza, la volontà imperialista della Russia era lungi dall'essere finita.
anzi rinasceva, rinasceva prepotentemente e lo si è visto con un'azione militare su larga scala, in grande stile, che ci inquieta perché se non si riuscirà a riaprire un tavolo per il cessate il fuoco, e qui contiamo molto sulla mediazione italiana e tanto sul ruolo del nostro primo ministro Draghi, beh, il problema è che l'escalation potrebbe continuare. E, grazie onorevole Formentini, resti naturalmente anche lei con noi, passerei adesso la parola al direttore responsabile di difesa online, Andrea Cucco. Andrea, qual è a tuo giudizio la strategia militare messa in campo dal presidente Putin? Nel dettaglio la conosce solo lui, anche le fonti che abbiamo, le testimonianze rappresentano solo una frazione di quello che sta avvenendo sul campo, quindi non lo possiamo sapere, ma sicuramente a livello complessivo sta mettendo in atto una strategia corretta, nel senso che se anche fosse solo una parte dell'Ucraina destinata a essere occupata, non avrebbe potuto puntare a solo quella parte per affermarsi militarmente, ma bisogna colpire tutti i centri di comando, scardinare tutta la rete militare, colpire le basi e acquisire immediatamente il dominio dell'aria, in più nel minor tempo possibile, perché sono avvenuti anche diversi lanci di paracadutisti. Si dice che sia stato preso il controllo dell'aeroporto vicino a Kiev. Bene, immaginate cosa vorrebbe dire avere delle immagini con prigionieri russi a pochi giorni dall'inizio delle ostilità. Sarebbe qualcosa di difficilmente accettabile per l'opinione pubblica russa stessa. Quindi militarmente credo che ci sia poco da insegnare ai russi. Quello che francamente non mi sorprende molto è che si parli adesso di guerra, quando sono 8 anni che si combatte, ed è, la vedo molto più come un capitolo nuovo di una guerra che dura da molto tempo. Sicuramente non era mai apparso direttamente in scena un confronto tra stati, ma la guerra è iniziata nel 2014, è stato ipocrita sottovalutarla da molti media fino adesso. Adesso è un po' tardivo, secondo me, far finta di svegliarsi all'improvviso. Certo, sono quei lucidi ammonimenti purtroppo inascoltati di cui parlava anche prima l'onorevole Formentini. Vengo ora a Carlo Bifani. Dottor Bifani, l'intelligence americana avvertiva da giorni dell'imminente pericolo. Sì, è corretto quello che dice. Esiste un'abitudine che è quella consolidata del briefing mattutino che il presidente americano da sempre fa con gli stati maggiori e con gli esponenti più importanti degli ambiti militari e di intelligence, e come sempre, per quel poco che ci è dato sapere, le opinioni e le correnti sono le più disparate. Certo che alla luce del fatto che in quei briefing si sono sottovalutati negli anni tutta una serie di pericoli che poi apparivano anche ai meno blasonati come sottoscritto come evidenti, non lascia benissimo sperare da questo punto di vista, nel senso che ritengo che potrebbe esserci stata una debolezza nell'errore di valutazione di quello che il presidente Putin poi in qualche misura è stato quasi costretto a fare, dico quasi costretto perché è evidente che non poteva dare un'immagine, avvalorare un'immagine di debolezza, e l'unico modo che aveva per farsi ascoltare era scatenare quello che ha scatenato, anche perché mi risulterebbe e risulterebbe agli analisti che l'opinione pubblica russa sia tutt'altro che schierata in maniera coerente ed unitaria con il proprio presidente, e quindi lui ha terribilmente bisogno di raccogliere consensi su larghissima scala. Grazie mille. Dottor Bifani, facciamo velocemente un altro giro di tavolo, torno all'onorevole Ferrari. Onorevole, quale sarà l'impatto delle sanzioni? Ma anzitutto dovremo vedere di fatto quali saranno quelle decise dall'Unione Europea.
È notizia di qualche minuto fa le sanzioni che l'Inghilterra, la Gran Bretagna, che adesso è di fuori dall'Unione Europea, ha dichiarato e colpiscono pesantemente quella che è l'economia russa e colpiscono i patrimoni anche di oligarchi russi. Oltre a impedire l'accesso agli spazi aerei anche per quanto riguarda le compagnie, l'aeroflotto e le compagnie russe. Dovremmo capire se le sanzioni faranno male alla Russia, all'economia russa, o quanto faranno male a noi, all'Occidente, Certo. perché le sanzioni hanno comunque un doppio effetto. Se guardiamo nel passato, l'effetto delle sanzioni, anche in un passato più remoto, l'effetto delle sanzioni non ha mai portato come dire, a risolvere i conflitti. Io credo che se la situazione evolverà rapidamente, verremo posti di fatto. Di fronte a un nuovo stato di fatto, che è quello di questa nuova situazione in Ucraina. E allora poi bisognerà capire se le diplomazie potranno riprendere i contatti, ma di fronte a una nuova situazione. Grazie, grazie mille. Onorevole Ferrari, è arrivata un'agenzia Biden con G7 concordate sanzioni devastanti alla Russia. Questa mattina ho incontrato i miei omologhi del G7, dice il presidente statunitense, per discutere dell'attacco ingiustificato del presidente Putin all'Ucraina e abbiamo deciso di andare avanti su pacchetti devastanti di sanzioni e altre misure economiche per responsabilizzare la Russia. Siamo con il popolo coraggioso dell'Ucraina, un'agenzia appunto che riprende un tweet del presidente Biden. Matteo Salvini porta solidarietà all'ambasciata ucraina, un'altra agenzia. Il leader della Lega sente l'ambasciatore, auspica stop a guerra e ripresa del dialogo. Un mazzo di fiori in segno di solidarietà portato dal senatore Matteo Salvini. Onorevole Vigna, torno da lei per un altro flash. Quale sarà l'impatto della situazione a cui stiamo, della devastante situazione a cui stiamo assistendo sulla crisi energetica, sulla crisi del gas, ma anche su un aspetto forse, come dire, meno palese in queste ore, ma altrettanto importante, quello dell'alimentare. Ricordiamo che la Russia è la principale esportatrice di grano e anche l'Ucraina per quanto concerne l'approvvigionamento di grano e mais, credo che sia addirittura al terzo posto nel mondo. Quindi una crisi in quei territori rischia di aprire forti problematiche anche per quanto concerne l'approvvigionamento delle derrate. Beh, allora, indubbiamente non possiamo sapere quello che succederà nei prossimi giorni, non possiamo sapere quello che succederà nelle prossime settimane, nelle prossime ore, soprattutto da questo punto di vista. Certo è che non ce la sentiamo di diffondere allarmismo dal punto di vista energetico e ovviamente dal punto di vista delle derrate alimentari. Quello che possiamo dire è che in questo momento già l'effetto psicologico della situazione su i mercati europei e sul prezzo del gas e abbiamo visto sullo spread, tanto per dare un altro numero sulle borse, evidentemente già solo l'effetto di rimbalzo di quello che sta succedendo sta mandando, come dire, in tilt tutto il sistema finanziario dell'Unione Europea. Scusi, dottoressa Garino, la sua seconda domanda? Ha risposto, onorevole, il discorso della crisi energetica e quello dell'approvvigionamento delle derrate Sì, giusto. alimentari. Volevo fare ancora un passaggio.
profughi, evidentemente i paesi dell'Unione Europea al confine con l'Ucraina stanno già preparando e già 4.000 profughi sono arrivati all'interno del confine dell'Unione Europea, quindi molto probabilmente ci sarà anche un'emergenza di tipo umanitario da gestire come Unione Europea. Assolutamente, grazie per aver rammentato questo tema assolutamente cogente e centrale. Onorevole Formentini, torno da lei per un altro flash, discorso di fusione, se vogliamo utilizzare questo termine, fra le aspirazioni egemoniche di potenza russe e cinesi. C'è stato un endorsement di fatto oggi del ministro degli esteri cinese a quella che è stata l'azione russa. Permette di sottolineare che oggi nel mondo si fronteggiano e si fronteggeranno purtroppo due modelli, c'è quello delle democrazie, dello Stato di diritto, della libertà e c'è quello delle autocrazie, delle dittature e simboleggiano questa alleanza purtroppo non composta da sole Cina e Russia, appunto queste due potenze globali. C'è anche l'Iran che ovviamente ha giustificato e quindi bisogna davvero stare attenti perché stiamo vedendo un allineamento di paesi che tutti insieme possono costituire una seria minaccia all'ordine globale così come l'abbiamo conosciuto, basato su quelle organizzazioni multilaterali che da quando la Cina è stata messa appunto all'interno si sono viste mangiare, corrompere e piegare alla volontà di Pechino, a partire dall'Organizzazione Mondiale del Commercio. Questo è un dato importantissimo, se ne parla poco, però se oggi Taiwan è sotto attacco, ricordiamo che poche ore fa, per l'ennesima volta, 9 caccia militari cinesi sono arrivati fin sopra la zona di identificazione di Taiwan. Ecco, se questo è successo è perché l'Occidente troppo a lungo ha dormito. Ci sono delle speranze, ma queste speranze devono essere alimentate da fatti concreti. Tutta Europa, gli Stati Uniti che già sono presenti e sono al baluardo della libertà che è rappresentato da Taiwan, esiste solo perché al largo ci sono le portaerei americane. Lì ci sono state anche le portaerei inglesi, lì dovrà esserci almeno simbolicamente anche una nostra nave. E questo è il mio impegno in Parlamento in queste settimane. Non sono due crisi scollegate, Pechino sta guardando cosa succede in Ucraina e nel momento di massimo impegno dell'Occidente, ecco, in quel momento davvero Taiwan sarà fortemente a rischio. Noi dobbiamo capire che Taiwan è una democrazia esemplare, ha saputo affrontare in modo eccezionale l'emergenza pandemica e ha avuto quest'anno una crescita del 4,4% del PIL. È un modello, ricordiamo quanto è essenziale per tutto il mondo per la produzione di microchip, è un modello, ma dicevo e lo ripeto con forza, è a rischio. Però quantomeno nel Pacifico qualcosa forse si è mosso, c'è l'alleanza del Quad, c'è stato l'AUKUS, c'è stato l'accordo in materia di difesa tra Australia e Giappone. Le democrazie cercano di compattarsi e di prepararsi al peggio. Però adesso. Grazie, onorevole Formentini. Stanno arrivando altre agenzie. Kiev, le forze russe hanno preso Chernobyl. La presidenza ucraina ha affermato che le forze russe hanno preso l'area di Chernobyl. Impossibile dire se la centrale sia al sicuro, così riferiscono le autorità ucraine. E ancora dall'NBC, Biden pronto a chiudere accesso a internet. Joe Biden si sarebbe offerto di interrompere la connessione internet in Russia, interrompendo l'alimentazione, in questo modo fermando il funzionamento delle linee ferroviarie russe per impedire alle forze armate di ricevere rifornimenti. Andrea Cucco,
un'altra agenzia afferma che 18 aerei da trasporto strategici russi sarebbero decollati da Pskov in Russia in direzione di Kiev, portando forse paracadutisti. Lo ha riferito, dice l'agenzia Kiev Independent, citando Christo Grozev, direttore del sito giornalistico investigativo Bellingcat, il quale ha riferito di aver avuto l'informazione direttamente da fonti del governo di Kiev. Andrea, ci dobbiamo aspettare un'altra escalation? No, e continuo, l'agenzia deve essere corretta in quanto l'aeroporto era già stato preso da paracadutisti per tenere una struttura con forze leggere, comunque come quelle aerotrasportate o paracadutate, servono rifornimenti e servono anche in fretta. Dato che il comando delle forze armate ucraine aveva già dato la disposizione a un reparto di riprendere l'aeroporto, è ovvio che i soldati a terra vanno riforniti in fretta. Mi ricollego a quello che ha detto Bifani, molto ho apprezzato la sottolineatura dell'opinione pubblica non univocamente schierata con Putin. La decisione infatti non è stata presa da un singolo uomo, ma da una fazione del Cremlino, e ce ne sono diverse. Una ha prevalso, e non ha prevalso ieri né l'altro ieri, ha prevalso almeno l'anno scorso. Questa non è un'operazione che si pianifica e si decide nel giro di pochi giorni o poche settimane. È stato fatto a opera d'arte, tutto anche un'opera di attesa, di perdita di tempo per lungo tempo. E è ridicolo dire: oh, il video di Putin risale 3 giorni fa. Mm-hmm. Non, il comandante in capo delle forze armate non perde tempo con un video nel momento chiave di un attacco. Certo. C'è un altro aspetto poi che è fondamentale, a parte che il primo comunicato che ho letto di Biden, mi chiedo se fosse stato fatto dalla Farnesina, per quanto nella storia degli Stati Uniti non è mai stato evitato è stata mai evitata la minaccia dell'uso della forza. In questo caso il presidente della superpotenza statunitense inizia a parlare lui per primo di sanzioni. Possiamo farlo noi italiani, che tanto militarmente non abbiamo, insomma, siamo molto limitati e sicuramente lo saremo ancora più adesso. E aver invitato Putin su un piatto d'argento a occuparsi, a prendersi l'Ucraina, vuol dire due cose: o abbiamo qualcuno che è assolutamente inadatto a ricoprire il ruolo di vertice della prima superpotenza mondiale, oppure è una trappola, perché questo l'ho scritto oggi, è troppo troppo facile, è troppo strano che, e cosa, quale può essere la trappola? Un cambio di governo a Mosca, che non potrebbe mai avvenire per vie elettorali, perché non c'è nessuno che potrebbe mai essere assecondato a punto tale da mettere a minacciare seriamente la dirigenza dell'attuale presidente, ma una sconfitta militare inaspettata, sì. Bisognerà vedere cosa succede sul campo in queste ore, questi giorni, o queste settimane, o questi mesi per capirlo. Potrebbe esserlo. Grazie mille Andrea. Su questo punto vedevo che il dottor Bifani annuiva. Vuole aggiungere qualcosa? Dottor Bifani, abbiamo 2 minuti. No, semplicemente che siamo stati abituati a parlare di guerra in questi ultimi 20 anni, riferendoci a situazioni che erano a bassissima o a bassa intensità. Qui il gioco si fa decisamente più serio e non abbiamo nessuna dimestichezza, anche in termini di comunicazione, con quello che effettivamente può accadere, sta accadendo, e con le decisioni che sono prese non sulla base della possibilità di mandare a combattere qualcuno. Una volta erano i mujahideen afghani che combattevano l'armata russa, ma sulla possibilità di avere uno scontro frontale che nessuno vuole, ma che mi sembra sia una delle possibilità, seppur remota. È tutto molto fluido e le prossime ore ci racconteranno meglio in che direzione stiamo andando. Certo, e noi saremo qui per raccontarlo. Mi dicono dalla regia che purtroppo è caduto il collegamento con
Diana, la ricontatteremo naturalmente per le prossime puntate di Alto Mare. Ci ritroveremo anche con tutti voi questa sera, dati gli eventi, il tempo naturalmente è stato inclemente per poter andare a dettagliare e a cercare di approfondire tutto quello che sta accadendo in diretta. Ci torneremo naturalmente. Ringrazio molto l'onorevole Roberto Paolo Ferrari, capogruppo per la Lega in commissione difesa. Grazie, onorevole. Ringrazio Grazie. l'onorevole Alessandro Gigliovigna, capogruppo in commissione politiche UE. Ringrazio Andrea Cucco, direttore responsabile di difesa online. Sei invitato sin d'ora, Andrea, per seguire, continuare a seguire da vicino quello che sta accadendo qui da noi nel cuore dell'Europa. Lo stesso invito, naturalmente, lo rivolgo anche al dottor Bifani. Grazie mille per la partecipazione e alla prossima. Grazie Federico per essere stato timoniere come al solito della nostra regia, grazie a tutto il pubblico, non cambiate frequenza perché i programmi di RPL continuano. Grazie mille. Avete ascoltato Alto Mare.